Cari amici, siamo prossimi alla ripresa delle lezioni della scuola di filosofia cristiana. Mercoledì 20 settembre inizierò il modulo di antropologia. Poi, in novembre, terrò quello di politica. La scuola di filosofia cristiana, come sapete, è articolata in sei moduli: ontologia, gnoseologia, teologia, antropologia, morale e politica. Come dicevo, il 20 settembre inizierà il modulo di antropologia, cioè la filosofia dell'uomo. Che cos'è l'uomo? Rivolto questo modulo a chi ha già frequentato i precedenti, ma aperto a tutti anche, perché i moduli precedenti si possono sempre recuperare. Nessuno quindi si pensi, diciamo così, escluso dalla partecipazione. Invito quindi ad iscriversi e a partecipare. Per quanto riguarda invece il modulo di politica, che inizierò a novembre, ecco, faccio notare che con esso si conclude l'intero ciclo che era durato 3 anni fa. Quindi questo modulo assume, come dire, il volto di un approdo, di una conclusione, ecco. Sarà quindi questo modulo di politica un evento, direi, significativo, no? Il mio ringraziamento va fin da ora a quanti hanno partecipato fin dall'inizio, fin dall'inizio. 3 anni fa, nella primavera di 3 anni fa, e poi hanno perseverato per 3 anni. Possiamo dire che hanno come acquisito una laurea triennale. 3 anni non sono, di impegno non sono pochi. Sapete, cari amici, che ogni modulo della scuola di filosofia cristiana è costituito da 6 lezioni che si tengono alle ore 18 della giornata dei giorni programmati. Chi partecipa in diretta può porre domande, può dialogare con me, con gli altri partecipanti. Chi non può partecipare in diretta troverà comunque a sua disposizione in differita la lezione, compresa anche la discussione finale. Nel nostro sito trovate tutte le indicazioni per iscrivervi ad ambedue i moduli. È già possibile farlo fin da ora, anche per il modulo di politica, di questo autunno 2023. Nei giorni scorsi sono accaduti 3 fatti che io ho anche commentato in alcuni miei articoli, che dimostrano, oltre ogni dubbio, la estrema necessità di recuperare la formazione alla filosofia cristiana, alla retta filosofia. Sono fatti in sé, insomma, specialmente qualcuno, un po' triste, fatti un po' tristi, ma che comprovano indirettamente, in negativo, la validità e l'urgenza della scuola di filosofia cristiana. Li riprendo brevemente. Su Avvenire, Luciano Moia ha sostenuto che l'orientamento omo e transessuale fa parte integrante della persona interessata, per cui va approvato come un modo naturale di essere della persona. Riprenderemo questo strano concetto nel prossimo modulo di antropologia. Per farlo, però, abbiamo bisogno di concetti come quello di essenza e come quello di esistenza, che abbiamo a lungo presentato nelle nostre lezioni dei precedenti moduli. La persona con tendenze omosessuali è tale nell'esistenza, ma nell'essenza rimane eterosessuale. Se si appiattisce l'essenza sull'esistenza, è ovvio che si cade nell'errore di avvenire, errore su cui tanti oggi stanno cadendo. Vedete allora che dietro questi errori ci sono errori di impostazione filosofica che la scuola di filosofia cristiana vuole appunto correggere. Un secondo esempio riguarda l'articolo di una teologa americana, Elizabeth Johnson, la quale sostiene che siccome Dio ama tutte le creature, tutte
tutte fanno parte della stessa comunità ecologica e quindi va respinta la dottrina della gerarchia dell'essere. Minerali, piante, animali, uomo, angelo. Questa era la gerarchia, è la gerarchia dell'essere. Anche qui ci troviamo in un'assurdità dal punto di vista antropologico, ma anche, prima di tutto, ontologico, cioè riguardante la visione stessa dell'essere. Chi ha frequentato i nostri moduli di filosofia cristiana non cadrà senz'altro in questi errori grossolani e molto pericolosi. Nel prossimo modulo di antropologia riprenderò questi concetti e metteremo bene a posto tutte queste idee strambe. Un terzo esempio lo traggo da un editoriale di Ernesto Galli della Loggia, pubblicato sul Corriere della Sera, che pure ho avuto modo di commentare anche per iscritto. Ernesto Galli della Loggia, in questo editoriale, ha detto che bisogna tornare a recuperare il concetto di natura, oltre che il concetto di storia. Altrimenti, lui dice, prevale un progressismo che considera vero e buono solo ciò che è nuovo, perdendo così ogni criterio per stabilire il vero e il falso, il bene e il male. È vero, ha ragione. Ma si rende conto, Galli della Loggia, che questo richiede il ripristino dello sguardo metafisico, e cioè della filosofia cristiana? La natura o essenza di una cosa non risulta che ha uno sguardo di questo tipo. E si rende conto, Galli della Loggia, dell'enorme lavoro culturale che bisogna fare in questo campo e che stiamo facendo con la scuola di filosofia cristiana. Infine, si rende conto che non si recupera il concetto di natura senza anche quello di sopranatura. Lui fa un discorso laico, di ragione politica, e quindi non si accorge della dimensione anche religiosa cristiana in questione. La natura viene perduta ogni qualvolta si stacca dalla sopranatura. Lo sanno bene coloro che hanno seguito i nostri moduli di filosofia cristiana. Anzi, possiamo dire che la nozione di filosofia cristiana è proprio questa. Ho fatto questi tre esempi riguardanti i recenti fatti culturali per evidenziare come lo studio della filosofia cristiana non sia avulso da tante problematiche molto concrete che riguardano il mondo di oggi, la vita della società e della Chiesa. Vi invito quindi ad iscrivervi, a partecipare ai due moduli previsti per i prossimi mesi. Vi do prima di tutto e in particolare appuntamento per il 20 settembre per l'inizio del modulo di antropologia. Arrivederci.